È importante proprio perché l'accordo tra chi tutti i giorni lavora su strada e si rende conto dell'incidenza di questo fenomeno e coloro che rappresentano gli esercenti insieme possano sviluppare una maggiore consapevolezza da parte di chi poi deve andare ad applicare queste leggi. Sono un po' tutti, sia il fatto che, come si diceva, l'uso e l'abuso di bevande alcoliche sta vedendo l'età in cui si comincia a bere scende sempre di più. Oramai siamo a livello di 11-12 anni, il che diventa veramente pericoloso se si considera che a quell'età il giovane, anche da un punto di vista fisico, dal punto di vista del cervello, non è ancora formato e quindi gli effetti dell'alcol possono essere deleteri. È importante perché comunque poi, una volta aver abusato di sostanze stupefacenti, si ci mette alla guida della macchina per rientrare a casa e quindi c'è una grande incidenza sul rischio di incidenti stradali. Comunque c'è il fatto che la movida va pure bene, però bisogna rispettare anche gli altri e quindi il riposo e la serenità delle persone che abitano nei pressi degli esercizi pubblici, che purtroppo, nonostante la normativa, nonostante le regolamentazioni a volte da parte dei sindaci, vanno ben oltre gli orari che sono stati loro consentiti. Costi sociali enormi e al tempo stesso l'attenzione di Confcommercio, che fa una vera e propria attività sociale che si misura con le dinamiche economiche e commerciali, ma utilizza la possibilità di un protocollo come quello che oggi è stato stipulato con l'istituzione Questura della provincia di Catanzaro per mettere al centro della problematica l'abuso di alcol da parte dei minori. Quindi la nostra sarà una vera e propria attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti, non solo per la vendita ma anche per la somministrazione, perché dal 2017 vi è un decreto legge che prevede anche il divieto di somministrazione di alcol ai minori di 18 anni, perché sotto i 16 anni invece ci sono già delle sanzioni penali. L'attenzione di Confcommercio quindi sarà un'attenzione vigile, al tempo stesso propositiva e non necessariamente di carattere sanzionatorio come spesso invece viene vista l'istituzione. E che risposta si attende dai colleghi esercenti in un periodo in cui comunque si punta molto anche sugli introiti, perché no, della movida? Ma noi pensiamo che la dinamica economica debba essere incentivata aumentando la professionalità e la qualità del servizio, ma la legalità deve far parte e deve diventare parte integrante del nostro agire, perché non è più semplicemente un problema economico, ma un problema di salute per le nostre famiglie e per i nostri figli.